Giuseppe De Simone, presidente della sezione di Ori, Associazione Nazionale Marinai d'Italia. E presidente, lo spirito di questa iniziativa? Lo spirito di questa iniziativa è quello di essere solidali con questi ragazzi che sono del battaglione San Marco, però è chiaro che sono stati prima marinai e poi fucilieri del battaglione. Loro stanno su questa nave per difendere, diciamo, anche il territorio italiano, perché le navi mercantili sono un territorio italiano. Dall'assalto di questi pirati, che è diventata una croce nazionale, anzi forse anche internazionale, e quello che è successo non si sa di preciso, se effettivamente c'è stato l'errore umano oppure c'è stato qualcosa di diverso. Si spera che al più presto si risolva il problema e che tornano presto a casa presso i loro familiari. Presente anche il sindaco di Oria, Cosimo Pomarico. Sindaco, cosa vuol significare la sua presenza oggi? Ma solidarietà, vicinanza e sostegno anche della città di Oria, come sta avvenendo in tutto il paese, alle nostre forze armate, alla Marina Militare in modo particolare, al governo, perché possano risolvere subito il problema della detenzione dei nostri due marò detenuti ingiustamente dal governo indiano solo perché stavano compiendo il loro dovere così come sono stati chiamati a fare. Quindi l'augurio è che si risolva subito quanto prima, perché devono ritornare a svolgere il loro compito, devono ritornare alle proprie famiglie in Italia per continuare a fare il proprio dovere così come hanno fatto, perché riteniamo veramente che questo sequestro da parte del governo indiano dei nostri due marò sia un sequestro ingiusto, perché in acque internazionali erano intenti a compiere il proprio dovere così come erano stati chiamati a fare da parte del governo italiano.